In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur. Carissimi fedeli, iniziamo il commento del Vangelo di domenica. Domenica prossima sarà la 18ª domenica dopo Pentecoste. Il brano del Vangelo è quello di Matteo, capitolo 9, i primi 8 versetti. In quel tempo, salito in barca, Gesù rifece la traversata e venne nella sua città, ed ecco gli presentavano un paralitico steso su un letto. E vedendo Gesù la loro fede, disse al paralitico: Coraggio, figlio, ti sono rimessi i peccati. Ed ecco che alcuni scribi dissero dentro di sé: Costui bestemmia. Ma conoscendo Gesù i loro pensieri, disse: Perché pensate cose cattive nei vostri cuori? Che cosa è più facile? Dire ti sono rimessi i peccati oppure dire levati e cammina? Ebbene, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, allora dice al paralitico: levati, prendi il tuo letto e vattene a casa. E quello, levandosi, se ne andò a casa sua. A tal vista le folle furono prese da timore e glorificarono Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Ecco, carissimi fedeli, qui si parla di Gesù che guarisce un paralitico, quel paralitico che è stato calato dal tetto della casa. La casa in cui si trovava il Signore era piena di persone e i portatori, le quattro persone che portavano il paralitico, non trovando il modo di entrare, salirono sul tetto e lo calarono. E Gesù vede la fede di questi portatori. Per la fede di questi portatori guarisce il paralitico. Ma non è soltanto un episodio di guarigione, c'è di più, c'è dell'altro. E questo altro è costituito dalle parole che Gesù pronuncia in quell'occasione. Si rivolge al paralitico dicendo: ti sono rimessi i tuoi peccati. Questa affermazione è veramente grave, è di una gravità estrema, messa in bocca a un uomo, seppure maestro, rabbino, un rabbino molto seguito, molto ascoltato, ma un uomo non può dire una cosa del genere, tant'è vero che i farisei e gli scribi che stanno assistendo a quello che accade restano scandalizzati. Costui bestemmia, è una bestemmia attribuirsi il potere di rimettere i peccati, solo Dio può farlo. Ora dobbiamo avere presente un fatto, che i sacerdoti nel Tempio di Gerusalemme avevano, diciamo, l'incarico di riconoscere se una persona era guarita da una malattia e dovevano prendere atto che quella persona era guarita. Ecco, l'ammalato, per esempio il lebbroso che veniva guarito, Gesù lo invita ad andare nel tempio dai sacerdoti, i quali prendono atto che il lebbroso era guarito. Cosa significa questo? Significa che era stato anche perdonato dei suoi peccati. La guarigione esterna della malattia era il segno evidente che Dio aveva perdonato anche i peccati della sua anima. Lo stato di peccato della sua anima era terminato, era stato purificato anche interiormente. I sacerdoti nel tempio potevano solo visitare la persona, rendersi conto che effettivamente era guarita e prenderne atto e dire alla persona: vedi, sei stata anche perdonata nell'anima, nello spirito, sei di nuovo in comunione con Dio e puoi ritornare a offrire al Signore nel Tempio i tuoi sacrifici.
altrimenti sei impuro e non puoi venire. Ecco, invece il Signore si comporta in un altro modo, cioè dice al paralitico: ti sono perdonati i peccati prima ancora di vedere la sua guarigione. Lo dice prima perché lo sa, perché vede la fede di quei portatori e ritiene che sia sufficiente ad ottenere la guarigione. Gesù sa che quel paralitico guarirà e perciò dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. Lo sa in anticipo, ma non solo. Diciamo una cosa in più: la guarigione del paralitico non è avvenuta prima, ma è Gesù stesso che provoca con le sue parole la guarigione di quella persona quando dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quindi vedete che il paragone tra Gesù e i sacerdoti del Tempio non è sostenibile, è un paragone che non regge. O Gesù è molto superiore ai sacerdoti, che vede nell'intimo dei cuori se una persona è stata perdonata o no, e che addirittura guarisce all'istante, pronunciando una semplice frase: prendi il tuo lettuccio e cammina. O è molto superiore ai sacerdoti o è un millantatore. La risposta che viene data dal Vangelo, ovviamente, nel Vangelo è che è il figlio di Dio. Il figlio dell'uomo, è Gesù stesso che dice questo, ha il potere sulla terra di rimettere i peccati. Questo è l'annuncio, il centro, il nucleo di questo brano di Vangelo e tutti noi dobbiamo ben capirlo nella nostra vita. A chi ci rivolgiamo? A chi rivolgersi? Anche il processo di conversione, che deve essere continuo e portato fino alla perfezione, deve essere veramente al centro della nostra vita. Gesù sia il nostro purificatore, il nostro guaritore, non soltanto dalle malattie fisiche, per cui è giusto pregarlo, ma soprattutto dalla malattia peggiore di tutte, che è il peccato e che solo Dio può toglierci. Sia lodato Gesù Cristo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.